devo dire, sono proprio... Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha fatto tappa a Ceprano, città che si appresta al rinnovo dell'amministrazione comunale, per sostenere la candidatura a sindaco di Marco Colucci, un giovane con una squadra giovane in cui non mancano però competenze ed anche elementi di esperienza. Il suo passaggio a Ceprano, Rocca lo motiva così. Di sicuro posso dire che c'è un candidato straordinario che è Marco Colucci e io sono venuto qua per sostenerlo. Credo che al di là della competenza, perché questo giovane conosce questa realtà come le sue tasche, la conosce bene, è appassionato e sono sicuro farà un gran bene. E poi anche al di là della mia visione politica, la visione di Marco, che ci accomuna, io credo che Ceprano ha proprio bisogno di un cambio, di un cambiamento dopo tutti questi anni del fallimento che è sotto gli occhi dei cittadini che guardano. Un momento di gioia ed orgoglio per Marco Colucci e la sua lista per Ceprano, pronti a raccogliere la sfida del governo della città. È un onore per me, per tutta la mia lista, aver ospitato il presidente Rocca, che ci rende felici soprattutto perché la vicinanza del Regio Lazio è fondamentale per il nostro progetto futuro. Sono impegni determinanti per la nostra città, la Casa della Salute e le bonifiche. Il presidente Rocca ci ha rassicurato che si attiverà il prima possibile per darci le risposte concrete e lo ringrazio per questo. Una città in cui è molto sentito il tema ambientale, con la bonifica della vecchia cartiera Vita Maier e dei siti ex Europress ed ex Olivieri, che sono una vera e propria priorità per iniziare una nuova fase per la città fluviale. Anche per quello che riguarda la capacità del dialogo tra le amministrazioni, ora io ho attivato e sono state aggiudicate anche le gare per le bonifiche. Hanno già avuto l'aggiudicazione e partiranno i lavori perché noi abbiamo preso un impegno in campagna elettorale sul SIN, questo impegno intendiamo mantenerlo perché questo territorio può essere rilanciato e può tornare attrattivo se la bonifica sarà compiuta fino in fondo. E poi un altro tema sentito è quello della sanità, con la Casa della Salute di Ceprano che vuole tornare punto di riferimento per la città e per un intero bacino di comuni. C'è il tema della Casa della Salute su cui ovviamente c'è un mio impegno, ci sono fondi importanti su cui è bene fare in fretta perché sono fondi del PNRR, li sto monitorando personalmente, anche qua insomma, è previsto l'ampliamento dei servizi per fare in modo che Ceprano possa avere quella dignità che merita come comunità importante del territorio.